Ciao ragazzi, sono Volscente e bentornati su Restless Gaming. Oggi vi porto un'espansione, chiamiamola, una modalità creata per plugin Keyvolved, ispirata al coronavirus, è proprio il coronavirus. In questa modalità si simulerà appunto quello che è successo in Cina e quello che si tenta di simulare quello che sta succedendo in questo momento. Naturalmente in stile plugin Keyvolved, dove noi siamo il virus e lo scopo è quello di distruggere la popolazione mondiale, annientarla prima che si riesca a trovare una cura. Abbiamo qua davanti la mappa del mondo con tutti i porti e gli aeroporti che sono il modo principale attraverso il quale si va poi a muovere il virus in giro per il globo. Cominciamo. Il virus comincia a diffondersi a Wuhan, popolazione, c'è la popolazione qua mondiale, tutto tranquillo. Si comincia, mettiamo play, ogni volta che clicchiamo su queste bolle ci dà dei punti, questi punti vanno usati per modificare il virus, il modo in cui si diffonde, i sintomi che ha e la resistenza ai vari medicinali. Il goal finale, come ho detto, è qua c'è la percentuale della popolazione del mondo, infettare, fare diventare tutta questa barra rossa e prima che la cura qua in basso a destra venga trovata, far sì che il virus diventi pure letale. Abbiamo 8 punti, pericolo di pandemia esagerato. Gli esperti mondiali di sanità dichiarano che un'epidemia globale ha solo il 2,5% di possibilità di annientare l'umanità, quindi estremamente, no, estremamente bassa, pericolosamente alta. Secondo me, però non so voi. Qua in Cina cominciano ad esserci dei focolai, ci sono 61 persone infette e abbiamo questi punti che noi andiamo a dare, non tanto ai sintomi perché non vogliamo che il virus si riveli, che il problema è appunto questo all'inizio quando è asintomatico, ma diamole a un qualcosa. Ad esempio possiamo renderlo resistente al freddo, resistente al caldo oppure resistente ai farmaci. L'agente patogeno diventa resistente agli antivirali di classe 1 e 2, aumenta l'efficacia nei paesi ricchi. Cominciamo con questo per ora, non so se sia la mossa migliore. Abbiamo pure da qualche parte la mappa del mondo dove ci fa vedere i paesi e quelli che sono stati infettati e hanno infettati. Al momento di infettata c'è solo la Cina, qua c'è il numero dei morti, in salute sono praticamente tutti, tranne 77 infetti. Ma vediamo con quanta facilità si spingerà il virus in giro per il mondo, tenendo presente che in alcuni paesi c'è solo un porto e un aeroporto. Se chiudono quelli non si vincerà, nel senso non si riuscirà ad infettare il 100% della popolazione, per tale motivo non ad uccidere il 100% della popolazione. Allora, informazione sul paese, per saperne di più su un paese clicca sul nome, va bene. Per ora stiamo andando avanti. Il Covid-19 ha infettato centinaia di soggetti in Cina, aumentando le possibilità che una persona malata contagi un individuo sano. Continua a far evolvere la tua malattia. Benissimo. Noi andiamo intanto alla trasmissione, vediamo cosa abbiamo. Il virus prolifera più velocemente nelle ghiandole salivari, aumentando la probabilità di contrarre infezioni tramite contatto con la saliva. Sicuramente aiuta la trasmissione. Aumentiamo un po' la velocità del gioco. Dobbiamo farla andare ancora più veloce, però non è il caso. E ora cominciamo ad avere altri punti. Vediamo se possiamo fare qualche cosa. Come abilità, io lo farei resistere nei posti caldi prima. Nei climi caldi un pochettino più resistente, perché sappiamo che, insomma, almeno da come ci hanno spiegato in questi giorni, è molto più difficile, anche se si sapeva che resista al calore un virus. Ha infettato migliaia di persone in Cina e il contagio si espande a macchia d'olio. Siamo solo all'inizio, vediamo qualche punto, vediamo quanto ci vorrà, perché poi alla fine, sia che perdiamo che vinciamo, ci farà vedere quanto velocemente si è evoluto il virus e quello che è successo sarà fatto con una modalità più accelerata.
Allora, il Covid-19 contagia altri paesi. Il Covid-19 sta contagiando altri paesi, controlla la diffusione facendo evolvere i tratti di trasmissione nel menu malattia. Benissimo. Noi andiamo trasmissione. Noi possiamo mettere il patogeno in grado di trasferirsi tramite il contatto fisico, infettività aumentata specialmente in ambienti urbani ricchi, oppure c'è il patogeno può sopravvivere in acque limpide e temperate, aumentando l'infettività specialmente in ambienti umidi a trasmissione via nave. Questo ci interessa tantissimo, perché ci sono questi paesi che hanno solo un porto e prima che si allarmino, vedete quanti paesi hanno solo il porto, deve entrare il virus, altrimenti non si fa niente. È allarmante con che velocità si sta diffondendo. Vediamo qua quanti punti abbiamo bisogno per la trasmissione viaria. 8 punti. Ora che Covid-19 sta iniziando a diffondersi in tutto il mondo, usa il menu dati mondo in basso a destra per vedere quali nazioni non sono state contagiate per ora. Ok, dovremmo avere i punti. Andiamo a trasmissione viaria. La Cina comincia a essere quasi totalmente contagiata. Ok, stiamo velocemente contagiando le nazioni limitrofe e non. Abbiamo 22 punti qua. Aria abbiamo. Possiamo anche decidere di togliere determinate cose, perché ad esempio alcuni sintomi mostrano palesemente che c'è una malattia e questo non ci interessa e non ci va. Con questa abilità, ad esempio, il DNA diventa più instabile aumentando le mutazioni casuali. Secondo me non ci interessa avere mutazioni casuali ora, anche perché se si dovesse mutare in qualcosa di estremamente difficile potremmo avere problemi a mascherare il virus stesso. Va bene. Trasmissione, concentriamoci sulla trasmissione. Per ora abbiamo fatto tutto? No. Il virus prolifera più velocemente nelle cavità nasali, aumentando molto la probabilità di contrarre infezione tramite contatto con il muco. Questo va bene. Oppure il patogeno è in grado di trasferirsi tramite contatto fisico, infettività aumentata specialmente in ambienti urbani ricchi. Andiamo. E ancora non ci sono. C'è una nave qua che però non va, non fa la rotta che ci interessa. Festival dell'amore in Australia. In Australia si festeggia il Festival dell'amore. Gli appassionati apprezzano la sostituzione della giornata dei baci. Gli scettici sollevano dubbi sullo standard, sugli standard igienici. Quindi non c'è il Festival dell'amore. La panoramica, resistenza eccetera eccetera, va bene. Noi sintomi lasciamo stare per ora. Abbiamo l'agente patogeno, diventa più difficile analizzare il laboratorio, diminuisce la velocità delle future ricerche. Per ora non ci interessa. Andiamo nei climi freddi, ragazzi, pure questo ci interessa, perché ci sono buona parte dei posti freddi dove ancora non è arrivato assolutamente. Nei climi caldi qua abbiamo delle isole che sono tutte quante a rischio. Abbiamo dei punti. Vediamo cosa riusciamo a fare qua. Ok, io vorrei andare sul caldo più che sul freddo. L'agente patogeno evita la distruzione ad alte temperature, efficace aumento dei climi caldi, va bene. Trasmissione, qua cosa abbiamo? Niente più disponibile, abbiamo evolvi. Il patogeno è in grado di sopravvivere in una maggiore varietà di superficie, aumenta l'infettività specialmente in ambienti urbani ricchi. Evolvi, si è evoluto, ambienti urbani ricchi, vediamo come va. Altre nazioni vengono contagiate. Comincia ad arrivare un po' ovunque. Benissimo. Ora, sintomi ancora stiamo tranquilli. Noi
andiamo un po' più sul, sia sul calore, e poi abbiamo bisogno di 16 punti per il freddo, ancora più resistente al calore. E poi dobbiamo andare subito sul freddo. Però lo stiamo... è quasi asintomatico il virus, quindi si diffonde. Le ricerche indicano che la densità di popolazione nelle zone urbane è crollata, rendendole meno vulnerabili alle malattie. Va bene. Ora aspettiamoci che scoprano tra poco, non molto, il virus freddo, e andiamo noi a mettere il patogeno. Sviluppa un rivestimento rinforzato che lo rende più resistente all'acqua e al suo agio sia in climi caldi che in climi freddi. Ok, stiamo arrivando in isole. Qua si sta diffondendo. Benissimo. Benissimo si fa, per modo di dire, ovviamente. È lo scopo del gioco. Andiamo al mondo, la mappa del mondo. Non sono contagiate solamente la Groenlandia, il Marocco, l'Africa, l'Algeria e l'Africa centrale. Quindi, tranne la Groenlandia, sono per lo più climi caldi. Vedete qua la mappa, tutti i resti sono contagiati. Il 67% è contagiato, il 33% della popolazione mondiale ancora non lo è. Nuova malattia leggera si diffonde. Leggera, durante, per il momento, durante un normale controllo, un medico in Australia ha scoperto una malattia di nome Covid-19. Sembra innocua, ma verrà studiata. Altri paesi hanno riportato così di questa, riportato casi di questa malattia. Non mi dire. Arabia Saudita inizia a lavorare ad una cura. Arabia Saudita, il primo paese a istruire i medici e iniziare una cura per Covid-19 senza ulteriori fondi, ci vorrà molto tempo. Ora, tra poco noi scopriremo molto a breve se riusciremo, tra virgolette, a contagiare anche i paesi che ancora non si sono fatti contagiare oppure no. Perché per quanto riguarda l'Africa, per terra va bene, però qua per mare non ci stiamo riuscendo. Trasmissione. La trasmissione evolvi, il virus prolifera più velocemente nelle cavità nasali, aumentando molto la probabilità di contrarre infezioni tramite contatto con il muco. E questa è una cosa che possiamo fare. Poi abbiamo ancora 29 punti, possiamo andare ad abilità, e ad abilità noi possiamo mettere: l'agente patogeno diventa più difficile da analizzare nel laboratorio, diminuisce la velocità delle future ricerche. Ok, siamo entrati ragazzi, andiamo a vedere molto velocemente la mappa del mondo. Solamente il Marocco non è stato contagiato. Egitto, il primo paese a provare a eliminare la diffusione dell'epidemia di Covid-19 limitando l'accesso e uscita dal paese. Quindi l'Egitto. Andiamo a vedere la mappa. Sono tutti quanti infetti. Ora che sono tutti quanti infetti, ragazzi, noi dobbiamo, a mio avviso, mettere i filamenti di DNA. Allora, filamenti di DNA patogeno riassemblati. Serve più lavoro per sviluppare una cura. Va bene. E ora cominciamo con il DNA diventa più instabile, aumentando le mutazioni casuali. Ci servono le mutazioni casuali. E andiamo alle mutazioni casuali 2 pure, perché abbiamo i punti, in modo tale che muti ancora più velocemente. E in modo tale da aumentare i sintomi senza dover spendere punti. Perché ovviamente un virus che si sparge a macchia d'olio, ma che non fa morti, non farà mai estinguere niente, arriverà la cura prima o poi. Siamo al 2% di cura, ora è scesa all'1% perché l'abbiamo rallentato. Covid-19 ha compiuto una mutazione, ha sviluppato i sintomi di tosse senza usare punti DNA, quindi abbiamo la tosse ora. Guarda a che velocità allarmante si sparge, guardate. Nel Nord America, Covid-19 ha compiuto una mutazione e ha sviluppato il sintomo di dolore articolare senza usare punti DNA. Ok,
Ora sono gli infetti, guardate a che velocità sale la barra degli infetti. Il Covid-19 ha compiuto una mutazione, ha sviluppato sintomi di febbre senza usare punti DNA. Però ci sono zero morti, ma c'è praticamente tutto il mondo contagiato. Tutti. Ora cominciano i morti. Allora, Covid-19 ha compiuto una mutazione, ha sviluppato il sintomo di nausea senza usare punti DNA. Guardate qua. E siamo con... andiamo sulla mappa. Un totale, quasi tutti contagiati, ragazzi. Tutti contagiati. In salute. Va bene. Ora abbiamo 21 punti. Il Covid-19 ha compiuto la mutazione, ha sviluppato sintomi di edema polmonare senza usare punti DNA. Quanto è inquietante questa musichetta. Questa cosa potevano evitarsela. Ora... cominciamo noi a mettere evolvi. L'espulsione di materiale infetto tramite vomito proietta aumenta il rischio di infezioni. Questo di qua non ci interessa. Anormalità del cuore, potenziamento fatale. Ok, questo di qua già ce l'ha. Soppressione immunitaria, evolvi. Ora è una corsa contro il tempo, ovviamente, per cominciare la cura. Però come si evince da questa parte del gioco, non è ancora neanche cominciato uno sforzo mondiale per cercare di bloccare. Allora, il Covid-19 ha compiuto una mutazione e ha sviluppato il sintomo starnuti senza usare punti DNA. Perché questo gioco in genere prevede che a un certo punto il mondo cominci a mandare una task force. Ricerca globale è concentrata sulla cura. Esattamente, i ricercatori di tutto il mondo sono totalmente concentrati sullo sviluppo di una cura per il Covid-19. Covid-19 ha compiuto una mutazione, ha sviluppato il sintomo di coma senza usare punti DNA. Va bene. Abbiamo ancora 9 punti noi. Abilità qua non... dovremmo avere troppi punti che non abbiamo. La cura per il Covid-19 è compiuta al 25%. Potremmo non farcela. Il Covid-19 ha compiuto la mutazione, ha sviluppato i sintomi di vomito senza usare punti DNA. Vediamo come procede. Il Covid-19 ha compiuto la mutazione, ha sviluppato il sintomo di collasso organico totale senza usare punti DNA. Quindi il Covid-19 fa il suo ingresso nella lista d'allerta U, già pericoloso, i governi sostengono che potrebbe diventare inarrestabile. Davvero? Questo è il 6% della popolazione mondiale è morta. In salute 72.560 persone, dove? Dove? Allora, Spagna guida la cura globale. Spagna, il governo ha inviato squadre di ricerca nei paesi infetti sperando di trovare una cura per il Covid-19. Fa scoppiare le bolle blu per annientare la ricerca. Vabbè, questo di qua è cagatino. È al 49%, ragazzi. La cura per il Covid-19 è completata al 50%, quindi in teoria si dovrebbe cercare di usare i punti per DNA per... ricambiare il DNA per fare qualche cosa. Il DNA diventa molto più instabile e frammentato aumentando le mutazioni casuali. Possiamo fare solo questo per ora. Allora, il Covid-19 ha compiuto una mutazione, ha sviluppato il sintomo di polmonite senza aumentare usare i punti DNA. Va bene. Quindi ora diventa ancora peggiore. E qua la popolazione muore molto velocemente. Balcani è il primo paese a cadere nell'anarchia per Covid-19. È impossibile ricercare una cura. Quindi man mano che l'anarchia si diffonde per il mondo, la ricerca comincia a diventare più lenta. E a 70% la ricerca a buon punto. Abbiamo qua, noi andiamo a rimettere per dare un ulteriore ostacolo. Ora esiste un altro ceppo dell'agente patogeno rendendo più faticoso sviluppare una cura. Evolvi. Poi
Abbiamo nient'altro a votare Evolver al momento? No. Guardate quanto è inquietante questo slideshow qua sotto. Io di questo gioco avevo provato pure, c'è quello col virus zombie che avevo giocato tanti anni fa. È un gioco inquietante, però fa pensare. Ora andiamo a vedere qua. Tutti quanti sono infettati. Possiamo noi andare a dare altri punti qua per quanto riguarda la ricompilazione del DNA. La cura si sta quasi fermando, vedete, non aumenta più come prima. Abbiamo potenziato un sacco di cose, i sintomi ora sono tantissimi. La trasmissione avviene praticamente in ogni modo possibile e immaginabile. I morti continuano ad aumentare, quindi gli infetti a calare. Prendo tutta la popolazione. La ricerca si è quasi fermata perché insomma sono tutti contagiati, stanno tutti male. Covid-19 sta per distruggere l'umanità. Covid-19 ha distrutto il mondo nonostante il mondo abbia opposto strenua resistenza. Gli ultimi umani superstiti sono spettatori della fine della storia. Vittoria, se così la si può definire, Covid-19 ha eliminato con successo ogni forma di vita sulla Terra. Ma qua c'è una specie di riassunto di quella che è stata la nostra partita, fa vedere come il virus si spanda, almeno in questo videogioco, molto velocemente, perché a 50 giorni tutto sommato non succede quasi niente. Siamo ancora a 70 giorni, ci sono 4... Cioè, sono poche macchie comunque, pochi focolai di infezione. E poi si vedrà come a un certo punto dovrebbe tutto cominciare ad andare male troppo presto. Guarda, 150 giorni, 170 giorni. E quando comincia, quando la maggior parte della Cina è infetta, si comincia a diffondere istantaneamente nella maggior parte del globo. E da là, con tutte le linee aeree, diventa insomma quello che diventa. Comunque ragazzi, questo è stato il gameplay. Vi ringrazio e fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Un abbraccio e alla prossima. Ciao ciao.